Temiamo bene sta, sta. Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Spero di trovarvi sempre in buona salute, anzi in ottima salute, interessati al dialetto, sempre carta e penna, mi raccomando. Vedete che oggi inizio con la lavagna, con queste due parole. Canarola o Canarola, seconda dei luoghi, e Mattarell. Perché queste due parole? Perché qualche giorno fa... È venuta qui a Telegarda una signora, la signora Vilma di Arco, che ringrazio e saluto molto cordialmente, a farmi un appunto dice: Devo far notare che lei ha commesso un errore. Per Baco dice, io sono, ho detto, dico sempre, io aspetto le vostre critiche, suggerimenti, correzioni, aggiunte. Quindi il vostro contributo. Quindi quando viene qualcuno, come la signora Vilma, a dirmi qualcosa, io sono contento come una Pasqua. E che mi dice la signora Vilma? Mi dice che la, qualche puntata fa, chi segue si ricorderà sicuramente, ho presentato il dizionario dialettale trentino di Lionello Groff e poi ho presentato alcuni esempi, appunto usando termini tratti dal dizionario del, del, di Lionello Groff e ho parlato di Canarola. E c'era scritto Canarola. Mattarello della polenta e poi naturalmente mattarello e quello è scritto il mestolo per la pasta. Quindi c'era un po' di confusione la signora Vilma ed, ed effettivamente è così. Quindi la canarola non è il mattarello, ma giustamente è il mestolo. Attenzione per menar la polenta, quindi mi raccomando. La canarola non è il mattarello ma il mestolo per menare, per girare la polenta e il mattarello. A proposito la canarola è quel bastone di legno un po' schiacciato verso la fine. Invece il mattarello, che è quello un po' più voluminoso, eh, che mi ricordo mia madre quando voleva farmi capire certe cose, e me lo faceva vedere in alto. Il mattarello è quello che invece serve per tirare la pasta. Quindi, mi raccomando, non confondiamo quindi la canarola della polenta col mattarello della pasta quindi grazie signora Vilma la saluto mo molto cordialmente spero che sia sempre attenta e naturalmente quando c'è da farmi qualche appunto me lo faccia volentieri e questo è un invito ovviamente per... che riguarda anche tutti gli altri telespettatori che hanno la cortesia e l'interesse di seguirmi fatta questa introduzione vi dico subito che oggi abbiamo un ospite eh, voi sapete che io sono sempre alla ricerca di persone anche semplici della nostra comunità che hanno passione per il dialetto, che scrivono in dialetto. E ne ho trovata una persona che non pensavo fosse così lontana, anzi è vicinissima, perché ho pensato un po', è il fratello di Fabio Galas, Fabio Galas è l'editore di Telegarda, l'editore del mensile La Busa, che mi raccomando cerchiamo di comprarla, è il fratello, ho pensato un po', che scrive poesie in dialetto, non solo in dialetto a dire la verità, anche in italiano, ma siccome mi preme il dialetto ho detto, senti. Mauro, perché si chiama Mauro, vieni un giorno e facciamo una puntata con te. Voglio sentire un po' la tua esperienza col dialetto. Quindi Mauro Galas ha accettato volentieri di essere qui con me, anche perché abita qui vicinissimo, e ve lo presento. Ciao Mauro, ben Ciao, arrivato. Eh, quindi proprio assistenza. a Fatto Passi o anche a Quattro? A Fatto quattro, dai, Dai, quattro. Ma tu che sei strano appassionato di montagna, ecco, appassionato di volo, vero Mauro? De Deltaplanista. Negli anni 70, quando qua il deltaplano era un illustre sconosciuto. No, nel 1977, per essere più precisi. Ecco, che è successo nel 77 Non è che ti si lanciò la prima volta. No, no, nel 77 ho conosciuto. Te alla... poti parlare anche a dialetto. Ho conosciuto. nel 77 ho conosciuto alla sagra del. De... De de... Del volo? No, alla no. sagra. Ah, te de... di de... 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 de Caneve? De Caneve, De Caneve. Conosciuto due personaggi un po' strani, bizzarri, per, per la maggior parte delle persone, che avevano aperto il loro deltaplano sulla piazza proprio del, del paese. Ho oh, capito, quindi ti hai visto deltaplano, ti che te, ti avvisa passione per, per il, il volo. Mi avvisa la passione del volo ancora da, da puttelò. Ho oh, capito, e quindi ti hai detto, chi ha l'occasione buona? Chi ha l'occasione buona per spiccare il volo. E da lì è partita la tua esperienza. E da lì è partita la mia esperienza di volo. E chi è che ti ha insegnato per prima a, a attaccare? Per prima che mi ha dato i primi rudimenti, che allora non esisteva gli istruttori, fece una roba a bomba a bomba mm -hmm. E sta il Noè Parolari? Ah, C'è Parolare Noè. La fai de tu, quelli. Ma è un interessantissimo personaggio. Quindi esatto. saluta e manca al Noè. Senti, Mauro, e il tuo primo lancio non l'ha fatto? Da Steve? No, l'ha fatto sul campetto scuola di Bordala. Ah, Bordala! Bordala. E se va Zovers... Sul campo scuola se parte da cima al prato si arriva in fondo al prato, non è che si fa, ah, fa un volo ah. che dura un minuto o due. Ah, non è che te vai giù a finire a Mori o... No, no se impara i primi voli sull'oro del nido, come diciamo noi, i primi sul sull'oro del nido. Ah, ho capito. Quindi proprio, cento, neanche, cento neanche a 100 metri. Neanche a 100 metri, 50 metri di volo, te ti ti alzi 10 metri da terra. E la nada sempre ben? Eh, purtroppo ho avuto un par di accidentini a cammin. Ecco disente perché che tanti che si avvicinano a sti sport e un po' con una certa ipesa subite, saper far turno Allora, no, mettete le mani... adesso rispetto ad allora, adesso è un grosso vantaggio. Pri un gr primo vantaggio l è l'affidabilità assoluta degli apparecchi usati, mentre ai miei tempi, che erano ancora tempi più pionieristici, scavesseva... era, era molto instabile, molto Pocco, ah, poco... Non poco. si roteva mai qualche, qualche basso... No, si roteva qualcosa purtroppo si, si roteva... E allora qualcosa. era una grossa. Quindi deltaplanista... Però ti dai un'altra passione che per mille è... Ti dai la passione delle stelle. Le stelle, mi raccomando, non le stelle, eh. stelle con la E chiusa. Esatto. Le stelle. Le stelle che brillano. Ecco, il cielo. nel senso che ti dai passione, che te le guardi con cosa? Con il telescopio dato all'uso, insomma. No? Quindi se tempo. ti, una sera, che è chiaramente se puoi vedere, perché adesso purtroppo con l'inquinamento luminoso, ti te vedi le stelle e ti sai dire che lì che è la costellazione X. La, la, la costellazione costell Y, la, la costellazione Z. Perché? Il primo passo, primo pa contrariamente a quello che, si, eh, che, che crede la gente, il primo passo per l'appassionato è quello di imparare a conoscere il cielo, imparare a conoscere le stelle e la loro posizione. Sì, sì, è come la e geografia la del, del territorio, la anche c'è. Noi infatti dal cielo. cielo che sono l'altra metà del panorama. Esatto, bravo, metà zoo e metà, metà su e metà su. Ecco, naturalmente il panorama che vede noi, perché quelli che sta sotto di noi, che sotto di noi eh, di... vede un altro, un altro cielo, no? Poi la, 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 la stella polare, lo riga la croce la, la del, del croce sud. Del no? su, esatto. ecco. Senti un po', quindi te, alle stelle ti tegherai del T, non taglierai del lei. Con una no? certa confidenza, sì. Ecco. così mi risponde anche. Eh? Ho capito, ho capito. <ride> quindi lui le guarda e vede che è qualche corrispondenza, qualche messaggio. Esatto. Messaggino. Eh? A proposito, sentì chi ha scoperto a 39 anni luce. Ah, che impressionante. Esatto, eh? una, ha scoperto una nana rossa? Esatto. Insomma, esatto, dei solare. pianeti che le potrei pianeti essere, che essere. Ma a 39 anni luce, esatto. pensa. Per scrivere che vuol maniacca su questa tavola, chi che sta tutti i 0? che 39 anni Luce vuol dire 390 mila miliardi di chilometri. Ripeti? 390 mila miliardi di chilometri. Disede 400 mila miliardi di chilometri. 400 mila miliardi di chilometri, uno nano No, no, 30. Ah, attende, già fate il calcolo. L'ho già tradotto. Ho capito. Quindi lui vedesse Mesli e la fa a calcolo. Boh. Chiudendo le stelle, chiudendo i teltaplani, arriviamo al terzo capitolo, ecco. il, dialetto. il dialetto. Ma il dialetto, come mai questa passione per il dialetto? In realtà, la passione della poesia me l'ho coltivata ancora da quando avevo 18 anni, però scrivevo poesia in italiano. A un certo punto, negli anni, nel corso degli anni, ho scoperto il dialetto che era una lingua secondo me molto bella, musicale, sì. che aveva un ritmo. Sì. Secondo me, il nostro dialetto, noi, noi trentini, Pensiamo in dialetto, oltre che scrivere e pronunciare il dialetto, la, la, la passione è il ritmo della montagna. Sì, beh, beh tre, noi diventiamo un, un, un po' veciotti, dai, perché veciotti, se no se le giovani i giovani purtroppo. i, parla, i pensano in no? E chiaramente, purtroppo, però, però secondo me è un peccato perché si perde proprio la, la, la parte, la, perde la tradizione, si perde proprio la, 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 il fatto molto culturale. E eh, questo io lo dis tutti, però è difficile, insomma, Perché se vogliamo costruire in Italia prima in gara di dialetti e dopo è nata la lingua eh, ufficiale Eh lo so, lo so, lo so. E eh, questo è il grosso problema. E noi con questa trasmissione, anche con la Busa, una pagina dedicata a essa di... sì, che insomma deve dare un piccolo contributo per far sì che ci sia un po' di interesse, esatto. appunto, a sto dialetto qua. Poi secondo me è bella sa cosa che è, che tante parole in dialetto che hanno significato un omatopeco, come si vuol dire. Un omato, cioè che credente il suono. Limi, un quando una parola li, 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 limita nel suono il proprio significato. ronfegare Esatto. Eh, eh, so, sgranocchiare. Sgranocchiare, ti rende l'idea Del rumore proprio, sì sì, esatto. sì, sì, sì. E il dugo, Questo esempio. secondo me è una roba facile. Anche il dugo, no? Il dugo, vedete? Il, è il, il dugo, verso del gufo, esatto. no? il dugo. Senti il dugo, se sente proprio sa nella parola. La no? parola, eh, sono avuto tre anni. È il cicciol, già da dell'oselette piccolino, no? piccolino esatto. o il pigos, il picchio che dà l'idea di quel che è sempre lì che, che batte sul tronco della pianta per far sedere il nif. Allora Mauro, però adesso che ti hai detto la tua passione per il dialetto, però allora, vedete cosa te ne hai portato, che, che poesie ti hai dato. Ti te fai poesie non molto lunghe, in dire. Sì, non è molto lunga la mia poesia. Ecco, quindi poesie semplici, eh, però... Anche non è molto lunga anche perché, sa perché, penso a me, perché quando mi scrivo, scrivo abbastanza quasi tutto in getto. Ah, ho capito. E l'ispirazione momentanea? Un un po' non so, ma come Ungaretti che metteva anche a NAM per scrivere una poesia. Eh. O lei che Ungaretti nella sua intervista diceva che certe poesie che metteva NAM a farle. Senta sì. che mettiamo anche Sì, eh? perché mi illumino di messo, non penso che eh, abbia messo 7D eh, eh, per scrivere quella poesia. Oddio, può darsi che l'abbia rumegata per 7D. Esatto, esatto. E alla fine mi illumino di Punto, finita esatto. la poesia. No? Succede anche a questo. Allora, che prima poesia mi presentit? Prima poesia presenterei la poesia Cell. Cell. Ecco, Cell, attenzione, perché l'hai scritta con la I o senza I. Eh. Secondo me va scritta con la I. Con la I. Vabbè, boh, ecco, che alcuni eh, no. No, 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 se nel tuo giusto, che okay, dico sempre, certe parole da alcuni poeti le ve scritte in un certo nome e in un certo modo altri poeti lo scrivono che c'è certo, certo una scrive. scuola di pensiero diversa da una da dall'altra. Sì, sì, beh, certo. Comunque, Ciel, senti in Ciel, allora. Su Amalgacamp, la nota la montagna. Col silenzio che ascolta i miei pensieri. Cammino pian sul pra guardo le stelle. Non cerco né risposte né parole. Sol la pace, quella che trovo nel cielo e nei tuoi occhi. Ecco, prima di fare un'analisi formale, eh, Mauro, dimmi qualcosa che, su Amalgacam, insomma, no? Ti parli già delle stelle, quindi come te vai a Amalgacamp lì sicuramente mi la già rivolto verso se rivede le stelle, se vede le stelle benissimo. Esatto. Ecco, come Pias, lì, te cerchi sol la pace. Esatto. Quella che trovo, trovando la trovi sta pace, ripeti? La trovo nel cielo e negli occhi, negli, negli occhi della persona amata. Ecco, per cui, ecco, come si chiama la persona amata? Antonella. Ecco, quindi saluti all'Antonella da, 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 dal Mauro, sentì che, che poesia, la dei di Giugiole, eh? stasera ti dà almeno tre basi. Ecco, da un punto di vista formale, vi dico subito, ecco, Malga Camp, vedete, c'è cioè il solito discorso, sarebbe la parola corretta Malga Campo. Io vi ho detto, si scrivono le parole, i toponimi, in dialetto o in italiano? Qui bisogna fare una scelta iniziale. Lui dice, eh, scrive, eh, scegliendo la parola dialettale, malgacam. Poi le stele, vi ho già detto prima, non sono le stele, cioè i ciocchi di legna, le stele con le E chiusa. Trovo, attenzione, in, itali in italiano si dice trovo, con la o larga, in dialetto diventa trovo. E poi appunto nel cel, con la i, anche se vi ho detto che alcuni la scrivono senza i. Bene, visto il cielo, adesso mi pare che mi dici la poesia. Aspetta. 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 Quando vai notte e pianse sera al mondo intorno, lasciarsi senare. Vè spars. Forse una luce. E forse lunga l'ala de ombre postata sotto vento alla montagna. Pensieri sbiasidi scampati alla pressa del dì. E trovarsi nel somme, stretti in angle le ore fredde della mattina for che le aspetta ecco anche qui Mauro qual è l'immagine che ti preme far risaltare qual è qualcosa che ti dici che mi piace veramente in questa poesia a me te digo, mi piace quando ti dici pensieri sbiasidi scampati alla pressa del Dì Zon ecco, esatto Son Laval che è sempre, sempre depressa come se va a montagna se, sempre c'è e... sempre c'è invece come se a in montagna i pensieri si sbiadis, sbiadiscono, però si sta Tranquilli. perché scampare dalla persa del lì quindi diventano altri tipi di pensieri si trasformano in pensieri di pace di quiete di tranquillità però quindi, dopo che incombe che è fuori le ore del giorno dopo che le ne aspetta al varco ecco quindi si torna eh, al, al solito, al solito tram, tram, esatto, anzi, al tram, tram, tram tram al travaglio usato ecco qua vi faccio notare adesso parlo in italiano vi faccio notare pian se sera ecco, non sera eh, sera voce del verbo serar chiudere quindi una bella E aperta. Poi Nangol, vedete un bel accento sulla A, per non dire Nangol, e For che le aspetta. Ecco, For naturalmente qui c'è l'accento aperto perché è scritto da un archese, se andiamo a riva o nago diventa For che le aspetta. Quindi per rispettare anche i nostri amici di Nago, che so che qualcuno ci segue, non parliamo di rivani e di turbolani, quindi rispettiamo anche la o Chiusa dei torbolani, dei rivani e dei naghesi. A questo punto, Mauro, passiamo ad una terza poesia, terza poesia. che è mi pare excelsior. excelsior. Più in alto, no? E che Accender, è un po' il motto, è il motto, se non ero, della SATE. Sat, ecco. Bellissimo moto, La società Fra degli alpinisti tridentini, appunto, ha questo motto sempre più in alto: Excelsior. Partir che dorme ancora il dì trovarsi su che albeza baston passi fadiga, trascorto i prai sentieri col core e occhi là da sulla cima insieme ai tuoi pensieri butarsi zo sull'erba brusà dal sol più alto speggiarsi in dena nuvola parlare al vent smarì strania sudà content beh manca chi magro che è scorto e chi se può dire che che è un po' sintetizzare la montagna che è prima bastone baston, passi però fadiga no, passi così quindi baston passi fadiga trascorto è bella sta parola iscorto le scorciatoie prai sentieri e quindi veramente chi, è un po la, chi è che va a montagna è il salzake, e salsa che è degli aspetti della montagna esatto e dopo la film è bellissima perché ti dici smarì smarito stranià quasi è strano, ma neanche Mess Ford detesta. Sudà, però. Content. content. Ecco, sentite che bella, no? Smarì, su sudà, come il beh, alla fine deve essere un aggettivo che dis. No, no? Content. Quindi, sudà, smarì, strania, content. content quindi, veramente. fatto E arriva sulla cima, sulla come fima, te Sulla cima, esatto. Eh, quindi, qua che è un po'. Ecco, da un punto di vista formale. Naturalmente, vedete, vi faccio solo notare questo spegiarsen dena nuvola, spegiarse sarebbe en, dena nuvola, en, ci sono le due e, spegiarse, en, la seconda e cade e al suo posto c'è l'apostrofo, è la cosiddetta elisione, che molti purtroppo non la sanno usare, quindi io continuo ad insistere sull'uso dell'apostrofo e dell'elisione. Bene, abbiamo visto tre poesie, adesso andiamo all'ultima, alla quarta naturalmente qua perché già Mauro me l'ha fatte vedere ZA una Z zà. accentato già. già esatto. senti allora cosa che è Drio sto ZA ZA se arduna chi è lì a sciapi pronte per narmi via le rondole e la sombria li zera la resta e l'ampitura un attimo sol i querti e i muri se strenze il cor e i occhi, che i varda e i sente ZA tutti i dipo corti Zalfretto per la schiena, Zalam che te saluda, Zastrof nei tuoi pensieri. Ecco, devo dire che a far bene questa poesia dovrebbe essere letta a settembre, no? quando le rondini si radunano esatto. sui fili della luce. Quando le rondole le fa ecco, anche se dobbiamo dire purtroppo da qualche anno le rondini sono sempre più poche, non le vedo mai più girare intorno al campanile della chiesa come quando ero ragazzino. Comunque, però la leggiamo perché è troppo bella, anche perché è un saluto agli amici. Alle amiche rondini che stanno per arrivare o che sono già arrivate. Anche qui naturalmente ci sono queste belle immagini che però sono un po' malinconiche perché parla dell'autunno. No? Sta arrivando l'autunno, esatto. i giorni si fa più, più corti Pinti. e quindi si se comincia a sentire freddo zo, zo per la schiena. Eh? L'anche scomincia a essere lì che il pindola il che il va. Che il va eh? E quindi anche nei tuoi pensieri, si fa come diventa strof fora, se fa un po' strof anche nei e tuoi pensieri. si, si accorcia, no? Ecco, Quindi col temp, eh, al tenghe va anche un po' la nostra testa. Eh, esatto. Si diventa tristi, eh, con questo anno che si sta per chiudere. E Anche qua, naturalmente, vi faccio notare questa parola sciapi. Vedete? S apostrofo sciapi. Proprio per evitare di leggere sciapi. Ecco, ho già detto più volte che Floriani invece usa la parola senza apostrofo, senza linetta, sciapi. Naturalmente Floriani è un po' il poeta al quale guardiamo spesso, però in questo caso Floriani e il nostro Mauro non vanno assolutamente d'accordo. Naturalmente, rondole, chiaramente un bel accento tonico sulla prima o che diventa accento fonico chiuso, non rondole ma rondole. Lampitura, anche qui è caduta la i anzi la E de empitura e quindi A ed E non vanno d'accordo, la E cade al posto della E, va l'apostrofo. Ecco, invece adesso ritorno un po' alla lavagna perché qui c'è un problemino che mi preme far notare, ne ho già parlato forse qualche bella puntata fa, ma ci ritorno, perché scusate se vado lentamente, ma ho tutto il microfono. Allora, guardate questa parola, N apostrofo, attimo. Potrei scrivere anche, eh, che, che scrivo qua, nom, facciamo le cose correttamente, se no il nostro regista dice, ma che mi combini, facciamo un bel apostrofo. Ecco, mi fermo qui. Ecco, qui c'è da dire che questo apostrofo, allora la maggior parte dei poeti usa mettere l'apostrofo in questo, un attimo, l'apostrofo dopo l'n, nom, l'apostrofo dopo n. In realtà nattimo starebbe per en attimo, NOM starebbe per en om. Ma allora scusate, eh, se cade la E qua, eh, l'apostrofo va qui. Se cade questa E, l'apostrofo va qua e quindi non qui. Che facciamo? È eh, bella domanda. Da un punto di vista proprio stretto grammaticale, ho già detto che anche il dialetto ha la sua grammatica, strettamente grammaticale, questa sarebbe la forma corretta. Però, se voi guardate i poeti, la maggior parte dei poeti dell'Italia trentina, usano la forma N apostrofo attimo n apostrofo om quindi lascio a voi la scelta. Quindi chi, chi si accinge a scrivere in dialetto sappia che deve fare una scelta. Nom lo devo scrivere sempre, o in un modo o in un altro. Così come Nalber con le parole maschili, chiaramente. Bene, fatta allora questa precisazione, che mi premeva, ma l'ho già fatta, ma ci ritorno perché è una cosa abbastanza delicata. Prima di salutare il Mauro, che penso che ci ha dato modo di conoscere il suo modo di scrivere in dialetto, vi lascio le mie solite parole dialettali finali, il consueto vocabolarietto. Questa volta un vocabolarietto animale, perché presento degli animali. Incominciamo con la anedra, non anedra, anedra, quindi l'accento tonico sulla A, è l'anatra. Bisol, con due belle S, accento sulla O aperto, l'ombrico. Il latacavre, un uccello notturno, sarebbe il succiacapre. La lodola, beh, è la lodola, chiedo anche al Mauro, ma ecco. La lumeta, attenzione, la lumeta... Eh, che richiama il lum, è la lucciola, pensate dopo, la lucciola che ha lum, questo lumicino in fondo al corpicino è detta lumeta. Beh, poi c'è il notol o notola, è la nottola, il pipistrello, la pantegana, è il grosso ratto, pantegana. Pigoz, il pigoz è il picchio, quindi un bel accento, vedete sulla O, accento fonico aperto. La pita, beh, è la gallina. E il Peter, Peter con l'accento tonico sulla I, non Peter, non Pinter, mi raccomando che il Pinter è il bottaio, il costruttore di botti, il Peter è il pettirosso. Bene, per chiudere in bellezza. C'è anche il Tarans. E il Tarans, ecco, <ride> Questo, il, tarance il tarance. è un altro uccello. In italiano il Verdone. Il Verdone, il... che ha tutte queste striature verdi, esatto. Tarans, il, il Quarosol di Rosso, il Cono Peter e Scornobol Cicciol. e il Cicciol eh, magari un giorno ci mettiamo qua e facciamo uno zoo, uno zoo ecco. chiudiamo con tre dai modi di dire tanto chi se marida fa bem chi non se marida fa meglio pensate un po' ai nostri vecchi che proverbi mettevano insieme de tutti fidete ma da tutti guardete. quindi fidati di tutti ma guardati anche da tutti e qui il saver, è il bastone della vita, quindi il sapere, la cultura, siccome viviamo in tempi in cui sembra che qui basta saper, na, saper narte, quasi che non ci fosse bisogno di studiare, invece il sapere la cultura fa l'uomo, costruisce l'uomo e se c'è l'uomo, l'uomo poi è in grado di affrontare appunto le, le, le difficoltà della vita, anche attraverso il lavoro. Quindi mi raccomando, il saver, è il bastone della vita, se manca quel bastone lì, se casca in terra. Quindi ai giovani studie, 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 però naturalmente cercare di studiare, scegliere eh, una strada che vi porta dopo a un bel lavoro, perché tanti studiano e noi sanno anche quando va a finire. Bene, con questo messaggio finale culturale, eh, messaggio del lavoro, ecco, naturalmente, Mauro, siccome ho visto che tu hai scritto, ci hai letto queste poesie, ma so che ne hai altre. Ha intenzione magari di scrivere un libro metterlo su un libro per metterlo a disposizione di chi vuole leggere chi ha passione ma per dirò il... che sto concretizzando questo sogno penso di aver trovato uno non voglio chiamarlo sponsor voglio chiamarlo finanziatore, patrocinante perché sponsor... quindi lui che gli mette i soldi non sono insomma, serofido, con i, con i termini italiani Ho insomma. insomma comunque che finanzia vuol dire forse che ti riesco, aiuta riesco breve perché, forse a concretizzare questo, questo perché stampare questo il libro costa non è, è che purtroppo. se lo fa pure il ciclo stile come una volta eh? esatto. e con co, co, i ponti Bene, con questa speranza che mi auguro che Mauro riesca a concretizzarla, ad esaudirla, ti ringrazio. Grazie a te per Naturalmente ti inviterò ancora magari per vedere se c'è questo libro, per presentarlo ai nostri amici. Naturalmente ringrazio tutti per l'attenzione, per l'interesse, vi aspetto la prossima volta e vi ricordo, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci.